Amici followers, il mio più consueto benvenuto oggi ve lo voglio dare su un titolo indie completamente nuovo. Nuovo si fa per dire, perché comunque è uscito dall'Early Access nella giornata di ieri o ieri l'altro, adesso non ricordo con esattezza. Sta di fatto che vi presento Inkbound, dai creatori di Monster Train. Per chi non lo sapesse, è un deck building roguelike veramente eccezionale. Io l'ho giocato tempo fa e mi c'ero chiuso, infognato proprio. E oggi vi porto questo titolo, che è un nuovo gioco sempre della stessa serie, sempre un roguelike con elementi di deck building. Come potete vedere, ho qui il mio personaggino che ho finito di creare pochi minuti fa. Dovete sapere che la creazione del personaggio è molto molto semplice: vi verrà chiesto di scegliere una sorta di classe, alcune poi verranno sbloccate una volta che continuerete a giocare al gioco, e qui abbiamo le abilità associate appunto alla classe in questione, che risulta essere una sorta di guerriero, combattente, eccetera eccetera. Comunque, bando alle ciance, viaggiamo verso l'avventura, verso i primi scontri. Allora, abbiamo un'interazione qui nel mare dell'inchiostro. Quindi abbiamo, penso, la prima battaglia qui. Begin Fight, Combat Tutorial. Il combattimento in Inkbound è a turni, come vi dicevo prima. Adesso è il vostro turno e i nemici... i nemici mostreranno quello che faranno, quello che pianificheranno nel prossimo turno. Ma noi con WASD ci possiamo muovere, ad esempio ci muoviamo qui. Good, now try moving to the next glowing spot. Ok, perfetto. E adesso, visto che siamo qui in questa zona particolare, li abbiamo più o meno tutte e due sotto tiro, devo assolutamente fare in modo di utilizzare l'abilità in questo modo per illuminarli entrambi e effettuare l'attacco. Ok, quindi uno l'ho sconfitto, l'altro non sono riuscito a prenderlo, nel senso non hanno ricevuto danno. Strano, perché comunque era illuminato lo stesso. Ok, ma quindi devo continuare a usare l'attacco fin tanto che non mi si consuma tutto il will. Ending your turn. Ok, va bene. Faceva parte del tutorial, non capivo. Ok, when you're done with your turn, click the end turn button or press T. Abbiamo ricevuto un danno, quindi da 50 siamo passati a 49. L'attacco nemico. The enemy attacked during their turn. You need to watch your HP to ensure you stay alive. Ok, perfetto, quindi... un sistema turni, però con i movimenti WASD. Orbs of Power, a glowing orb spawning. Adesso abbiamo l'orb, ma è salito. Use what you learn to defeat in... Ok, ma incrementano, quindi questa non è la barra massima, quindi 4 non era il valore numerico massimo, quindi può incrementare, può crescere ancora. Allora facciamo un bello smash. Questo fa malissimo. Tutorialosissimo, ragazzi, tutorialosissimo, ma va bene. Qui che c'è? Ah, questi sono i tizi che ho incontrato prima di creare il personaggio. Va bene. Cos'è che hanno da dirmi? No, non sono morto. You're wonderful. Grazie, grazie tante. You're bound a quill. Quite unusual. It seems the ink has planned for you. Ok, Quill non so a che cosa si riferisca. Ok, hai performato praticamente bindings. Che cosa si riferisce a questo? E tutto qui. Va bene, andiamo avanti. Binder. Well, the guardian head will not be as kind. Should you defeat it? Ok. You and your quill truly are fated for something grander than the sea. Ok, il prossimo guardiano che incontreremo più avanti non è così gentile, quindi dovremo sconfiggerlo. Guardian of the Void. Rewards face this last guardian and find an exit from the Sea of Ink. Un modo come un altro per chiamare il tutorial. Quindi qui abbiamo Restore 15 HP. Quindi a fine combattimento abbiamo l'opportunità di recuperare la vita. Molto bene. Adesso interagiamo con questa cosa, sblocchiamo altre porzioni di spazio con il quale spostarci attraverso questo labirinto cosmico. E qui abbiamo una sorta di boss, infatti. Ma non è brutto. Move it. You have a limited amount of movement each turn, as illustrated by the blue ring around the character. As you move, a smaller ring will show how much movement will be left after you use a binding or collect an orb.
Ok, quindi in buona sostanza noi ci possiamo muovere per ogni turno, però mano a mano che ci spostiamo il cerchio intorno a noi si restringe sempre di più. Quindi dobbiamo fare attenzione quanto muoverci. Adesso avviciniamoci qui, oh madonna cara. Ah ok, più ci spostiamo, ok, allora. Questa è l'area d'effetto, quindi il punto di partenza. Più ci spostiamo verso il confine di questa zona, di questa area di interesse, e più il cerchio si restringe. Torniamo indietro, si allarga. Ci avviciniamo, si richiude. Collezioniamo il Power Orb, questo qua ci attaccherà da questo lato. Però noi potremmo infliggere, questo cosa sarebbe? Hit, gain one stack hit wherever you hit an enemy. Ah ok, questa è una passiva. Ragazzi, l'italiano in questo gioco non esiste proprio. Facciamo questo che gli fa parecchio danno. Adesso facciamo anche così. Leaping Strike. Madonna, facciamo così. Ma lo sto mazzuolando pesantemente. Adesso facciamo anche così, Leaping Strike, un'altra volta. Basta, a posto. Adesso questo è un attacco away. Quindi io ne approfitto per stare fuori dal range, passare il turno. Pumpete. Ok. Adesso noi non possiamo prendere l'orb, però se mi sposto giusto qua, sì. Quanto basta. Pumpete, morto. Via. Yeah. Facilissimi questi scontri, sono proprio da tutorial. Ok, quindi questo è il narratore. Ok, dalle profondità oscure, damp breezes moan to life and stir the pages strew about the rubble. Non so esattamente a cosa si riferisce adesso, perché è tutto molto... è tutto ancora da scoprire, ci sono ancora delle cose da vedere. Questa è una sorta di... cos'è? L'Ateneum, quindi questo? Sembra più il laboratorio di questo mago, stregone. Molto bello, onestamente. Cioè, la grafica mi piace tanto, mi piace parecchio. Questo stile è veramente molto cartoon, molto semplice. Inkwell Dive. Create an Inkwell, ok. Quindi quello è un teletrasporto, funge da teletrasporto quello. First Inkwell Dive. Ah, siamo ritornati dove eravamo prima, più o meno. Questo chi è? Blue Scriba. Another... beh, tutto sporco di inchiostro. Change to option, the Radiant Market, the Garden's Edge... ok, quindi penso che queste siano delle storie, dei mondi narrati nel quale ci dovremo immergere per affrontare le varie sfide. Giusto? Funziona così? Questa cosa, ragazzi, non so se... ha un che di Page Master, non so se l'avete mai visto, un film d'animazione con... vecchissimo. Sì. Ok, Begin Combat, abbiamo degli altri... Ui, piano, che combinate? Power to collect. Smash, no, questo non mi fa il fatto apposta, però adesso faccio così. Yuhu, adesso colpiamo ancora così. Quantità di attacchi impressionante ne posso fare. Ok. Infatti facevano degli attacchi AOE quelli. Leaping Strike adesso voglio fare. Leaping Strike qua. Così le elimino tutte e due. Questo lo prendo. Adesso facciamo così. Pupete. E poi... opla. La miseria. Queste sono le cosiddette carte. Station Grade Klaxon. On your first turn gain 50 movement. Però... on your turn, reduce your highest cooldown by 1. Riduce il cooldown. On collecting an orb, gain 1 shield. E questa mi piace. Cioè, quando praticamente acquisisco un orb, una di quelle sferette lì, guadagno un punto scudo. E non sarebbe male, considerando il fatto che veniamo costantemente attaccati, di conseguenza la cosa migliore da fare sarebbe comunque tenere in considerazione l'aspetto... legato alla difesa. E questo cos'è? Binding Tuner. Draft a Binding. Sono altre carte. Reduce your other cooldowns by 1. Gain 30 movement. Questi sono degli effetti che posso collezionare e usarli al momento opportuno.
An ally gains one stack of blur and gains critical charge. Quindi ci sono anche degli alleati. Possiamo avere anche degli... Ah, sì, certo. Perché questo gioco è anche cooperativo. Si può giocare in cooperativa fino a 4 giocatori. Quindi penso che alcune cose siano pensate proprio. No, prendo questa. Prendo questa, 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 questa. Questa mi può essere utile. Eccola qua, infatti. Quick and reduce your other cooldowns by one. E guadagna 30 punti di movimento. E richiede 0. Richiede 0, però a quanto pare che richiede 4 turni di cooldown o qualcosa del genere. Cooldown, amount of turn left before binding can be used again. Ok, 7 turni. Qui che c'è? To interact, binding empowerment, gain a free binding augment. Ok. Right. Quicken to base cooldown, inflict days, a large area effect, can now hit more. Ah, no, beh, questo è figo. Questo mi piace. Questo. Così incrementa l'area d'effetto e posso infliggere il danno in un'area molto più ampia. E questo mi piace, onestamente. On defeating an enemy, gain 3 shield. Bello questo. Gain 2 stacks of vigor. Più 25 di danno, incrementa... No, non volevo questo, però va bene. Cioè, comunque infliggo una bordata di danni in più, quindi... va bene lo stesso. Allora, adesso abbiamo 3 scelte che riguardano, appunto, 2 che mi sembrano molto difficili e l'altro che mi sembra, diciamo, normale, standard. Allora, quale fare? Tarnished Vault, Uncommon Augment. E in base alla scelta, cioè in base alla difficoltà, abbiamo anche dei premi molto più consistenti. Io andrei, visto che sono masochista, nella scelta più difficile. Semplicemente perché voglio vedere come va a finire. Ok, abbiamo altra roba che abbiamo sbloccato. Qui inizia il fight. Quindi adesso voglio vedere che cosa trovo. Oh, madonna! Critical hits. Your binding has gained a critical charge. Binding have a chance equal to your critical chance to gain this charge. Ok, indicated by the flame surrounding them. Quali fiamme? They will do bonus damage equal to your critical damage in the next turn. Ah, questo. Oversized smash. Però adesso io mi devo spostare da qua. Perché... no, questo... Tanto questo lo elimino di peso. Attenzione, guarda che mi... Leaping Strike, ma io vado, se io vado di Leaping Strike, cioè vado qua, bestia, Quicken, adesso se faccio Reduce the cooldown, ok, e aumenta l'area d'effetto, ok, quindi posso cliccarci anche sopra, buono a sapersi, adesso faccio così, benissimo. E qui che c'è? Questi cosa sono? Non mi fido onestamente di questi. Adesso va bene così perché questo attacca di là, questi attaccano me. Ah, ok, semplicemente sono altri nemici che si sono uniti allo scontro. Bella lì, ma io faccio Leaping Strike perché mi piace. Dunque io andrei di qua, così intanto li ammazzo tutti e due. E adesso vado qui. Sì. Intanto colpisco questo e non solo, ma lo elimino. Adesso mi sposto ancora. Io potrei fare anche un Leaping Strike. Giusto per... Olè. Intanto prendo 3-4 danni, va bene. Ok. Intanto questo c'è... Madonna, che bestione che c'è qua. Questo lo disintegro. Per cui adesso se faccio... Anzi, li disintegro. Perché adesso se mi metto in questa posizione... Perfetto. Not in range. Però adesso faccio così. Olè. Allora, bonk. Mi serve per andare. Questa è un'area ad effetto molto più ampia. Adesso voglio vedere se riesco. 10 di danno. Ma serio? Mi fa 10 di danno? Allora, adesso se mi metto qua. Adesso consumo questo. Così ho 12 punti di scudo. Ne avevo già 2 perché... Perché ero stato colpito, se non sbaglio. Ok, mi hanno disfatto lo scudo. Oh, si sta riducendo tantissimo adesso questa cosa. Leaping Strike. Facciamo un Leaping Strike qua.
Adesso facciamo questo discorso. E mo mi sposto qua. Madonna, gli faccio questo. Però prendo questo. Adesso vado qua. Puppete, ok. E gain 50 stacks of vigor. Ma mi sembra un po' eccessivo adesso prendere questo. Però faccio così. Ok, mi ha letteralmente colpito. Però adesso faccio questo discorso, così vado a prendere il Power Orb. Sì. Riesco a colpirlo? Sì che riesco a colpirti. Alla grandissima. Poi riduco il cooldown. Faccio un altro Leaping Strike qua. Ti colpisco un'altra volta. Mi posso spostare? No, sì, ma mi posso spostare e andare qua. Ok, forse era questo quello che crea danno. Infatti ho preso le botte. Nonna santa. Questo comincia a fare danno. Questo comincia a fare danno davvero. Dodge. Ma serio? Adesso ti faccio un Leaping Strike. Voglio vedere se me lo dodgi questo. Ole. Ok, va benissimo. Sì, ma questo è un... Questo è un attacco che mi prende comunque. Va bene, sei finito. Dodge. Ma col cavolo che dodge, è doggiato. Olè! Superior Vault. Fleece of Gold. On gaining shield, you gain a stack of Shattered Wheel. On your first turn, if you have above 150, gain 40 physical damage until the end of... Però... però aspetta, qui c'è un oggetto che mi serve. Più che altro questo più 20 physical damage e più 10 movement per turno. Mi piace di più questo. Cloak of the Conspirator. On your turn, if you took no HP damage the previous turn, if you took no HP damage the previous turn, gain a critical charge. Io direi, allora, questi sono due oggetti abbastanza rari. Più 1 wheel reserve, meno 20 max HP. No, non penso. No. Ok, il wheel, la riserva di volontà praticamente mi consente di usare più attacchi. Perché ad esempio, se qui avessi 5, potrei fare 1, 2, 3, 4 e 5. Un altro attacco. Per esempio. Oppure 5 attacchi di uno. Ma ne ho 4, quindi posso fare 4. Allora, a questo punto però, siccome i punti vita mi servono come il pane, onestamente a questo livello non lo guardo minimamente. E visto che ho considerato che questo oggetto mi dice if you took no HP damage the previous turn, se non hai preso danni, cioè non hai preso danni nel turno precedente, ottieni una carica charge di critico. Questo forse si potrà valutare più avanti, ma adesso lavoro sui cooldown, perché questi penso che servano un po' di più. Attenzione, qui abbiamo Jinx. Infliggi 100 più 50 danni per each stack of dread in a small area. Lose all dread. On defeating an enemy gain one stack of dread. Non so cosa sia questa cosa, onestamente. Shield wall gains 5 shield and 10 stacks of spiked. No, prendo questo. Lavoro con lo scudo. E qui abbiamo invece, sempre con i quill, sempre con la moneta, possiamo acquistare altra roba. Qui abbiamo delle altre sfide. Queste sono Big Quill Engage, Glyph Goblin. Quill Engage, Superior Vault per 2. Andiamo su quella difficile ancora. Cioè difficile, non troppo difficile. Quanto basta? Fishing spot. Posso pescare? Ma serio? Pescatare in the light. You just got a fish. Click to use it. And you're using while you provide a powerful bonus. Consume più 10 burn damage, più 6 poison damage, più 10 bleed damage. Lost at the end of combat. Ok, questo me lo tengo buono per adesso. Begin combat. Oh, un ciccione. Abbiamo un ciccione. Questo è un... Oh, sei un boss questo qua. Questo qua è un bossetto. Sì, io potrei anche fare questo discorso. Così intanto prendo l'orbo. E facciamo così. Che questo fa malissimo. Sì, fa malissimo. Adesso mi tiro questo.
E Madonna quante botte di danno che non gli tiro. Va bene, adesso questo ha preso... preso del danno, zio. Sì, hai preso del danno. Collezioniamo questo. Shield wall. Sì, mi serve. Io penso che farò così. Così intanto mi levo dalle scatole questi zozzetti qua. E ad ogni modo comunque il danno lo prendo. Va bene. Sono pronto. Aia. Mazzata che mi ha tirato. Beh, tu vai... vai via, muori. Muorici male. Ci arrivo da te, sì che ci arrivo. Questo è un attacco che non posso... aspetta però, se io mi sposto fino qua. Ok. Ho preso del danno, ma ne ho preso di meno, penso. Intanto io vado qui. Questi qua li disfo. Anzi no. Tiro su le difese prima di... uno lo faccio a te. Ok, mi piace. Quanto mi piace. Aia, che botta. Però intanto hanno preso bleed e sono morti. Fantastico. Ma quindi mi stai dicendo che riesco a prenderli tutti? Sì, fantastico. Ok. Picchialo ancora. Ottimo. Ottimo. Adesso mi paro qui. E qui c'è un altro power orb. Aspetta che devo shatterare questi due. E penso che mi limiterò a fare questo. Aia. Ma non mi dispiace che siate tutti qui, onestamente, eh. Ok, adesso facciamo questo discorso. Madonna benedetta. Shield. Ok, tiro sullo scudo. E ok, 8 di danno, 4 sono passati. Questo qua è un danno bello pesante, bello peso. Adesso faccio così. Non ho tanta scelta, sinceramente non mi va di prendere tutto sto danno, per cui mi limiterò ad eliminare questi due. Tanto che questo farà un danno AOE. No, semplicemente evoca questi schifosotti. Tanto via voi due, perché non mi piacete. Ho due di attacco, per cui faccio così. Prendo questo. Tiro su questo e tiro su lo scudo. Ok. Così adesso ho 7 in scudo. Mi ha levato tutto lo scudo. Facciamo così. Così elimino quello e questo. Fantastico. Ragazzi, mi ci sto intrippando onestamente su sto gioco. Abyssal Beacon Helm, Cosmetic Unlock. Ok, ho sbloccato un elemento cosmetico, fico. Binding Tuner. Ok, ah, l'evoluzione, posso evolvere le carte in questione, gli oggetti. Ah, madonna, questo entra con 0, consuma tutta la volontà, ma guadagno 12 punti scudo per ogni volontà consumata. A miseria. Ragazzi, che dire, questo titolo onestamente è... io ve lo consiglio tantissimo, anche perché a me intrippano questi giochi. Ragazzi, fatemi sapere la vostra, fatemi sapere soprattutto se lo prenderete in considerazione. Questi indie qua a me fanno impazzire e spero di portarne altri su questo canale. Per il momento io vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo alla prossima.
Ciao belli!